vuoi dire quattro cose? Niente, che... Perché... Ma no, qua. Non sente niente qua dentro. Andiamo da foto. Non ce ne foto. Belle. Le foto non le posso fare. Ma una foto può fare? Sì, le foto le posso fare. Faccio un po' di foto, carina. Cartago adesso, posso? Vai. Cartago adesso è un meraviglioso punto a Catania, in via Firenze, alle spalle del Tribunale. Contiamo di aprire presto ad Ortigia, al quartiere di Ortigia, a Siracusa. Questo è un punto importante per noi, per i nostri autori, per la nostra ricerca, e contiamo di fare assolutamente molte cose che fanno parte già di noi, e finalmente abbiamo, direi, non ne abbiamo bisogno, ma abbiamo una casa, una sede. È molto bella. Ci sta. E che abbiamo? Ci sta. Scusami. Cosa c'è dentro? Cioè, si posso... stavo, per colpo si possono si possono comprare pure i quadri? Sì. Assolutamente, lo spazio è votato, stai registrando. Lo spazio è, nasce da un'esperienza da 20 anni, da 20 anni, interviste a Carai. Esperienza da 20 anni a contatto con l'arte. Io nasco con l'arte, ho frequentato molti studi, molti laboratori, quindi questa coesistenza, questa sinergia sarà importante, peraltro mi piace molto. Prossime edizioni? Abbiamo parecchie edizioni da qui a Natale, tre romanzi importanti, è un fotografico importante, non andrei nel dettaglio, ma abbiamo delle belle pubblicazioni, ammazzatevi. Poi riprendi il mio pubblico, dei citani, il mio pubblico, Catanesi qua belli presenti. Una bella saluta. Grazie per la comparsata. Invita. Ti puliti, sì. Invita qualcuno. Invita qualcuno. No. Chi? Invita. Da venire qua? Certo. Mia moglie. Mia moglie di Napoli, che mi segue in queste cose, come le famiglie quelle anni 80, che sopporta, voglio dire, tutte le cose che dicono quelli là nelle interviste patinate da un euro. Lei sopporta i miei sforzi, sta con la bambina e segue tutte le, come direbbero i miei amici quelli un po' più grezzi, la mia arte. Di questa la ringrazio, in realtà non è vero, è fortunata perché ha soltanto un bellissimo affascinante editore accanto. E eventuali proposte? Le pigliate, le prendete in considerazione? Un figlio maschio, sì, assolutamente sì. Quindi assolutamente sì. Proponiti. Cosa, a chi? A eventuali persone interessate a pubblicare qualcosa. Io voglio molto fare molto la cosa del carnevale. E basta, in realtà sono abbastanza, io non ho molto da proporre, però ad Oscirale per esempio ci sono un sacco di persone che hanno delle belle idee, le vorrei fare. Allora saluta. Ciao cari, grazie, a presto. Cartago.it.